Allora, Massimo Romeo Piparo, quest'anno una nuova versione del musical per il quarantennale e l'Ente Fiera dà un giusto riconoscimento a questo spettacolo. Quando si ricevono i riconoscimenti è sempre bello perché c'è tanto lavoro dietro quello che uno fa, però a volte sembra tutto quasi ormai conquistato. Invece, quando si accorgono di te e vogliono dare un riconoscimento, è sempre una bella chiamata. Quindi ringrazio l'Ente Fiera ovviamente di averci pensato. E ovviamente condivido questo premio con tutto il cast che è stata, come io la definisco, un'armata alla conquista del nuovo traguardo. A proposito del cast, questa nuova versione si caratterizza per tantissimi cantanti, quindi una novità in assoluto. Come li hai scelti? Beh, insomma, volevo fare un omaggio a questo spettacolo un po' particolare. L'omaggio che mi sono immaginato era quello dei cantanti italiani che potessero, lasciare per un attimo la loro attività di discografia, di tour, di Sanremo e omaggiare forse il musical più importante per un cantante perché è un'opera rock famosissima che ha segnato la storia della musica contemporanea. E quindi ho pensato così, mi sono guardato intorno, intanto ci volevano delle grandi voci perché i ruoli di Jesus Christ Superstar sono molto molto impegnativi. E io, vabbè, facendo anche televisione, seguo molto i talent televisivi e ce ne sono alcuni che sfornano veri professionisti, altri magari sono un po' più merce da televisione. Infatti abbiamo Matteo Beccucci, l'hai scelto tu o si è presentato lui ai Ci casting? stavo arrivando, no, Matteo Beccucci ormai era star, non si, cioè ormai al cast non si presentava, l'ho dovuto cercare io e devo dire che però ha colto subito l'importanza della proposta che gli facevo e credo si sia tuffato con la giusta dose di ottimismo e di emozione in un'avventura così. Una prova davvero difficile, tutta in lingua originale, tra l'altro. Beh, in lingua originale con delle tonalità molto molto spinte perché il ruolo di Giuda è impegnativissimo, però la sicurezza che hanno avuto tutti questi cantanti neofiti del musical gliela dava il nostro Gesù di Pari da Casa, che era il perno teatrale attorno a cui girava comunque tutta l'opera, perché tra l'altro faceva il cantante anziano, visto che ormai c'ha 15 anni di attività. No, devo dire che Matteo, vabbè, oltre al fatto che è qua presente, quindi non potrei dire altro, però ha una vocalità molto molto interessante, molto più teatrale, operistica, secondo me ha una voce nata per fare il musical, per cui non ho avuto esitazioni, ho pensato subito a lui e sono contento che abbia accettato subito perché poi quello dopo non sarebbe andato bene. Poi c'è Mario Venuti che fa Pilato e lì è stato proprio un fatto di amicizia. Conosco Mario da sempre, siamo siciliani. Iniziò tutto per gioco, gli avevo proposto di fare una piccola parte, quella di Erode. Invece anche lui molto entusiasta dall'idea, dice: "No, mi vorrei impegnare di più, facciamo qualcosa di più importante." E poi tra le cantanti italiane, quelle insomma, che si dividono tra il pop, il jazz, il rock. Nel panorama di quelle non con disco in uscita, non particolarmente impegnate, in questa fase ho acchiappato i Dirotta su Cuba che io ricordavo, c'è Simona Bencini che fa Maddalena e E poi Max Gazzè. Max Gazzè sarà una bella sorpresa, un innesto romano, farà solo le repliche del Sistina a Roma da ottobre a novembre, perché lui aveva già un tour confezionato fino a marzo 2011, per cui l'unico mese che è riuscito a ritagliare è venuto con noi. Ma tra le date ci sarà Messina o no? No, Messina non, il teatro di Messina non ha voluto lo spettacolo, è stato proposto ma non l'hanno preso in considerazione, ci sarà Catania, ci sarà Caltanissetta, abbiamo fatto Palermo, torneremo a Palermo d'inverno, basta, in Sicilia credo nient'altro, a meno che la fiera non metta su un teatro chiuso e Non allora, beh, sarebbe male. lanciamo questa idea, Questa speriamo. proposta commissaria. Con Pari da Casa, appunto, il veterano. Sì, del musical, di questo musical almeno. Sì, diciamo che sono almeno dal 94, 15 anni, ovviamente alternandolo con altri spettacoli e altre Certo. cose. Anche sempre Sia con con Massimo Piparo, Piccolo, tanti sì. altri musical che della prosa che faccio io in proprio, Sì. però ogni tanto Anche come torna, autore. come autore, sì, Sì. ogni tanto torna questo Jesus Christ Superstar. Questa è un'occasione particolare. È anche assolutamente stimolante perché comunque c'è un innesto di un cast assolutamente nuovo, ballerini nuovi, l'orchestra è nuova e i cantanti e i nuovi colleghi hanno dato una marcia in più al A musical. proposito dell'innesto, come ti sei trovato proprio tu da veterano? E assolutamente non perché qui accanto a me Matteo Beccucci, anche Simona Bencini, Mario Venuti, ma tutti gli altri del cast si è
creato una sinergia, anche una sorta di alchimia, e siamo riusciti a portare a termine il musical, che ha avuto un allestimento non molto esteso, quindi nel tempo è stato condensato, però il lavoro è stato ottimizzato e alla fine i risultati a tindere si sono visti. Sì, assolutamente strepitoso. Com'è salire sul palco e sapere che il pubblico comunque attende qualcosa di strepitoso da voi? Questo ti carica di una responsabilità che non deve andare oltre il patologico, perché sennò vai in crisi di panico. Però hai sempre una responsabilità, perché Jesus Christ Superstar è un musical e anche un film molto importante, il pubblico ne è affezionato. Tra l'altro il pubblico siciliano e quello di Messina è affezionato al musical, perché qua siamo nati e qua siamo stati lanciati anche nel panorama nazionale, quindi questo ci responsabilizziamo ancora di più. Non ultimo, il cast nuovo, quindi tutto nuovo, tutto in partenza nuova. Matteo, allora, parliamo proprio del cast nuovo. Per te quindi un musical dopo X Factor, un inizio proprio fortissimo, con il ruolo insomma insieme al suo proprio da protagonista. Sì, è molto importante, molto impegnativo, però appunto le cose molto impegnative riescono anche molto a stimolarti, e questo appunto in un cast, come diceva Paride, molto, con molta voglia di fare. Per me è la prima esperienza in un musical, mi avevano già fatto delle proposte, ma io non le avevo accettate. Come mai hai accettato proprio questo di Piparo? Perché prima di tutto non... Diciamo, inizialmente ho guardato solo il calendario, siccome io devo registrare il disco, il terzo sì, disco. Sì, lo sappiamo, stai lavorando con Mario Venuti. Sì, anche Mario mi ha dato una mano, sto lavorando principalmente con Pippo Caballà, che è autore che collabora da anni con Mario, e praticamente la registrazione del disco avverrà a settembre, è l'unico mese che... No, avverrà a settembre, era già deciso. Quando Massimo Piparo mi ha dato il calendario, settembre non c'era niente, quindi io ho detto non contrasta con questo lavoro, vediamo. Poi ho visto il film Jesus Christ, che non avevo mai visto, e devo dire che in poco tempo... Quindi nemmeno il musical di Piparo avevi già visto? Avevo già visto Tommy, tanti anni fa al Teatro La Gran... Sì. Tanti anni fa al Teatro La Gran Guardia di Livorno, però non conoscevo Jesus Christ Superstar e non conoscevo soprattutto quel... incredibile voce di Carl Anderson. Sinceramente lì, una bella responsabilità. Sì, sinceramente lì, diciamo, ho rivisto anche, ho detto ma quasi quasi il disco si poteva anche rimandare alla registrazione volendo, perché è stato veramente un impegno molto, cioè mi sono sentito onorato di essere chiamato a fare una cosa del genere. E così abbiamo iniziato a provare, e grazie alla persona che... Uno dei pilastri. No, che poi lui a livello recitativo per me è assolutamente una novità, e quindi ci ha aiutato tantissimo sul palco, anche perché lo fa da molto tempo, è una persona molto paziente. E Massimo Piparo è un professionista pazzesco, e quindi... È stato un debutto bellissimo a Tindari. Come ti sei sentito, soprattutto nella scena quando sei sceso per le scale, con tutto il pubblico in ovazione, ad applaudire, a cantare con te? È bello, sono belle cose. Quella è la parte del musical più vicina a un concerto, perché può succedere in un concerto che uno va fra il pubblico, anzi spesso e volentieri mi succede che anche da qualche palco salto e vado in mezzo alla gente, mi piace. Però lì è un contesto diverso, e poi è diciamo il finale di una rock opera pazzesca, perché appunto è un'opera difficile secondo me, però anche... talmente bella che invoglia proprio a dare il massimo, ecco.